Ciao, noi siamo i fratellini, beh, ormai di casa con Francesco Alò, il nostro amico e maestro. Siamo qui oggi sempre da questo bunker che è dove stiamo montando il nostro terzo film, motivo per cui non potevamo fare una live oggi. E siamo qui per presentare a voi e a noi anche questo libro che ci giunge come una piacevolissima incognita. Un'incognita che ha preso vita grazie all'impegno caparbio estremo di Silvia e grazie anche alla penna molto precisa e acuminata di Ludovico. Quindi a loro vanno i nostri ringraziamenti e le nostre eventuali minacce se il libro non dovesse vendere più di 15 copie, che tendenzialmente per noi sarebbe un record. Abbiamo fatto un libro di poesie che ha venduto la bellezza di una copia, credo, e un libro di fotografie che ha raggiunto la vetta di 5 copie, forse 3 l'ha comprata nostra madre. E questo libro riassume in maniera estremamente curiosa, come se fosse un diorama, esattamente l'esperienza che abbiamo avuto durante quei giorni di Setto Brosia. Il libro possiede, così come le riprese possedevano, una grande leggerezza, e credo che questa leggerezza si senta nel film, si senta nei momenti paradossalmente più drammatici, che sono appunto le scene che spesso non riescono se sul set si aggiunge un clima pesante o epico. Noi siamo portati al nostro secondo film con la paura e il timore costante di essere dei bluff dopo la passanza. Questo sentimento l'abbiamo portato anche in America Latina, ovviamente, il terrore di essere dei bluff. A un certo punto, dopo il secondo giorno, ci siamo resi conto di riprese, intendo, ci siamo resi conto che dovevamo essere giustamente leggeri e in ascolto anche dell'estate, che è la cornice del film, con le sue luci, con quel fottuto caldo che ci rendeva tutti olezzosi e un po' hippie. E diciamo che studiando il libro ho ritrovato esattamente quegli odori, ho ritrovato esattamente le parole che, non so, Paolo Carnera o Emita Fricato o Massimo Cantini Parrini ci offrivano direttamente sul set. Ecco, non è un libro falso, nel senso che le testimonianze spesso assomigliano più a degli epitaffi nei libri che si è soliti leggere sul cinema, in cui tutti ringraziano chiunque, anche il postino che gli ha ricapitato un libro. E invece in queste testimonianze che potrete osservare, c'è della realtà. Nel bene e nel male ci siamo noi, con le nostre incertezze ben raccolte da Alain Perroni, e ci sono i nostri amici, i nostri collaboratori, i nostri colleghi, la nostra famiglia cinematografica. Quindi è una buona riunione di famiglia, credo, questo libretto. Io penso che questo libro qui, cercando di essere molto più discorsivo, cercando di far finta di essere in un contesto in cui ci ascoltiamo adesso e non siamo davanti al cazzo del muro, penso che questo libro colmi un po' tutte quelle richieste di quei ragazzi che adoro e che sono il motivo per il quale sto su Instagram, a parte ovviamente le rischelle, ovvero quelle richieste di posso venire sul set? Posso venire a portarvi caffè? Posso venire Parla a... No, italiano, Rubro, un po'. Parla parlo italiano. italiano, però insomma, cerco di non essere un po' meno formale, sono estremamente formale. Ecco, a tutte quelle persone, a tutti quei ragazzi che ci hanno chiesto di vivere l'esperienza del set in un modo o nell'altro, credo che questo libro fornisca quell'esperienza pur non essendo appunto in maniera meno caotica, e spesso il set ti permette di decifrare quello che hai fatto solo mesi dopo. Infatti, credo che quest'anno di distanza tra il set e il libro ci abbia dato l'opportunità anche di capire effettivamente cosa è successo, perché quando sei dentro un film spesso le cose accadono,
e poi serve un tempo per metabolizzarle, per elaborarle, per poter poi, diciamo, diffondere o condividere con un maggior anche spietatezza. E quindi in questo libro trovate i nostri disegni. Sono disegni fatti istintivamente, di getto, sono disegni veramente fatti cercando di andare molto veloci, perché disegnandoli giorno dopo giorno spesso magari mancano 2 ore per andare sul set, e quindi diciamo che non ci mettiamo a fare la fogliolina oppure il volto fatto bene dell'attore o dell'attrice. Infatti tutti gli attori che ricevevano gli storyboard, quando si vedevano negli storyboard, si sentivano delle merde perché erano veramente molto molto brutti. Ma i disegni vanno interpretati diciamo, un'indicazione di un sentimento, di un'atmosfera che poi abbiamo provato a ricostruire con le immagini filmate usando i nostri meravigliosi collaboratori, i nostri meravigliosi attori e tutte le persone che erano lì presenti a lavorare e a sudare con noi in quella, come dicevo giustamente, estate caldissima, in cui c'è un record di caldo. Ci sono tante fotografie che abbiamo scattato durante il set. Noi scattiamo foto sul set per trovare le inquadrature, e scattiamo foto prima del set per trovare una familiarità con gli attori, per in qualche modo costringerli all'idea che il nostro modus operandi, seppur è anche imbarazzante parlare di modus operandi dopo 3 film, è però quello della estrema vicinanza fisica all'attore, e quindi partiamo dalla macchina fotografica molto piccola per poi arrivare ai cannoni, a queste macchine da presa molto molto ingombranti, ma l'attore è già svezzato, l'attore è già abituato, e tutto questo per noi è molto formativo, ma soprattutto è molto naturale. Non sono cose studiate a tavolino, sono cose che noi faremo comunque sia, anche se fossimo con set di altre persone, perché comunque è anche bello indagare il lavoro, e il fatto che si tratti del nostro lavoro non ha cambiato di una virgola. Per esempio, gli altri set che abbiamo frequentato, il nostro modo di vedere il cinema mentre il cinema viene costruito. Quindi spero che in questo libro possiate trovare questa esperienza, possiate trovare queste cose qui, queste cose che ho detto. Spero in italiano corretto, e che dire, non siamo con voi su Twitch, siamo con voi che è un mega salto mortale, perché siamo su una piattaforma di streaming con un video fatto prima, quindi è molto, anche molto strano, molto, molto, molto da deep web, molto interessante. Chissà come verrà montato, non so. Ma non era molto, il discorso è veramente brutto. Comunque, l'abbiamo svangata, discorso, peggior discorso di sempre. L'abbiamo svangata e ci vediamo presto. Chi potrà comprare il libro lo faccia, perché non sta buttando i soldi. La realtà editoriale di Art Digital è poetica, giustamente complessa, ma anche mi fa ben sperare. Non so bene su cosa, ma generalmente sulla vita. Beh, i libri che abbiamo letto di Art Dillingham sono digitali, Molto sono molto belli. belli. Il libro sul traditore è stupendo, cioè la conversazione di Vlad Radic sul traditore è molto bello, e noi abbiamo scoperto questa realtà leggendo, quindi da lettori abbiamo scoperto Il libro poi. su Luca Bigassi, la luce necessaria, e il libro Esatto. su Luciano Tovoli, su Suspiria. Quindi anche quelli vanno riscoperti dal cassetto, seppure se... Oh, ci Profondo sono... rosso, non era Suspiria. No, era Suspiria, fratello. Profondo rosso, Era cos'è? Suspiria, fratello. Suspiria, ok, Non te lo sei mai letto, fratello, io me lo sono vabbè. letto, quindi è No, Suspiria. lo so, però. E comunque sia, se qualcuno di voi ha appena ricevuto lo stipendio, o se ha 2 o 3 soldi in più, prende anche gli altri libri, non ci guadagniamo niente, se non cazzo, non ci guadagniamo No, niente. noi guadagniamo invece una cosa molto importante, che è quella della. Veramente, lo diciamo in maniera. So che può sembrare assolutamente naif, può sembrare Fammi 9 molto minuti e 50, dai, paraculo, finire. 9.50, molto paraculo, ma quello che noi condividiamo è essenzialmente la passione. Noi siamo cresciuti in qualsiasi modo possibile leggendo e usufruendo
delle realtà altrui, ci sono dei libri meravigliosi che parlano di come è stato realizzato un film. Adesso, solo per uscire dall'altra parte d'Italia, mi viene in mente il meraviglioso libro scritto dalla moglie di Francis Coppola su Apocalypse, Ellen Marco, la chiave sì, dell'Apocalisse. su Apocalypse Now. In qualche modo ti senti più vicino. E noi, visto che vogliamo ribadire costantemente che il cinema non è un'arte elitaria, ma un'arte fatta da persone, con i loro errori, con i loro sbagli, con i loro caratteri. Non c'è un carattere che funziona al cinema, non c'è un carattere per essere regista, non c'è un carattere per essere attori. C'è una voglia e una predisposizione, un senso di voler essere parte di qualcosa. Ecco, tutto questo per noi è molto importante, essere vicini, essere una piccola grande famiglia in cui si entra e si esce, ma sempre con i piatti caldi a tavola, ecco, dopo questa stronzata. Sempre peggio. Ciao, ragazzi.